Il lancio è stato di Beruatto, la deviazione tempestiva è di Pellegrini. Infine il capolavoro di Cordova, che in una sola dribbla tutta la difesa abruzzese e conclude in rete. Su rimessa laterale di Piga, aggancia De Ponti che traversa, clamoroso errore di Castellini, questo sì assolutamente imprevedibile, e Valente lo batte con freddezza. Morini fallisce l'aggancio, De Ponti entra in area e Gentile lo atterra. Trasforma lo stesso De Ponti, angolatissimo, senza che Zoff accenni neanche a muoversi. 9 minuti dopo, Claudio Pellegrini, servito da Beruatto, coglie il frutto dell'impegno di tutti, riportando il punteggio in parità. E dal 65esimo l'emozione sugli spalti per un pezzo di bravura calcolata di De Ponti, che approfitta di un intervento difettoso di Ceccarini ed evitando l'uscita di Malizia, realizza. Corner di Piga, qualche laziale sonnecchia e Stefano Pellegrini si inventa una sciabolata che coglie Cacciatori leggermente avanzato. Dalla bandierina Tuttino, la palla a parabola scavalca i difensori milanisti e ricade davanti a Cattaneo, che non ha difficoltà a metterla in rete. Invece Lavellino, già in precedenza incisivo nel gioco di rimessa, riduceva le distanze. Claudio Pellegrini faceva pervenire un pallone in area sul quale De Ponti segnava al 28esimo. Rimpallo in area granata fra Pileggi e De Ponti, palla d'oro sui piedi di Cattaneo e pareggio. Batte Piga, corregge Cattaneo di testa e De Ponti è svelto a centrare il bersaglio. A questo punto Piotti, leggermente infortunato, cede il posto a Stenta. Nella ripresa pure Cordova sarà sostituito, ma le spallate irpine condotte da Claudio Pellegrini si fanno sempre più robuste. Al settimo Caporale, per impedirgli di concludere, commette un plateale fallo in area, rigore. Impeccabile la trasformazione di De Ponti, benché Castellini ne avesse intuito la traiettoria, 2-2. Avellino pareggia, Piga appoggia Beruatto che calcia, in tuffo spettacolare, Brugnera infila la propria rete. Stefano, il quale porta l'Avellino in vantaggio. Di somma frena una discesa di Marchetti e allunga a Piga che dà a Stefano Pellegrini, qualche passo di corsa e rasoterra angolato che batte il portiere in uscita. Questo è il primo gol avellinese, dalla bandierina Ferrante e Romano scattando di testa in fila. Gli ascolani appaiono abbastanza disinvolti e forse distratti, ne è un esempio il secondo gol. Valente ruba la palla a Boldini e a Moro e insacca con un angolato rasoterra. L'autore del gol dei biancoverdi è Massa, subentrato a Tolio. L'azione è partita da un cross di Piga, sul quale l'ex napoletano è intervenuto di piatto, battendo imparabilmente il portiere perugino Mancini.